Dopo 30 mesi di amministrazione, ora che cominciamo a parlare di questa sciatteria, di questo menefreghismo, di questa incompetenza di questa amministrazione comunale, lo facciamo con un lavoro pubblico simbolo della città, un lavoro pubblico dove si è avuto il finanziamento non da questo governo comunale, non da questa amministrazione, ma questa amministrazione ha fatto ben due varianti, quindi vuol dire che è intervenuta per cambiare il progetto iniziale. La critica di Mauro Febo, capogruppo in regione di Forza Italia all'amministrazione Ferrara, è a dir poco severa. I finanziamenti a cui si riferisce ammontano a oltre 1,5 milioni di euro. C'erano dei manufatti, prosegue. C'è alla base un errore che è politico e amministrativo allo stesso tempo. La soprintendenza non poteva chiedere sotterramento dei reperti e la regione si era resa disponibile. E l'analisi arriva anche da un punto di vista squisitamente tecnico, 3.500 metri quadrati assolati e isolati. Dove non si possono rinvenire non solo gli arredi urbani, eventuali arredi urbani in opera che potevano essere importanti per fruire sulla funzione sociale, non si vedono i due lampioni che sono stati portati via, non so per quale decisione comunque architettonica o tecnica, ma comunque erano due elementi fondanti della piazza. Non vediamo predisposizione di aree verdi, non vediamo predisposizione per eventuali manifestazioni, per il montaggio di parchi e quant'altro, ma soprattutto, già come è stato accennato, non riusciamo a capire come il dimensionamento della raccolta delle acque piovane possa essere dimensionato rispetto a quattro tombini in cemento, come si dice in gergo, quagliati nelle strade, e soprattutto abbassando lo sguardo a livello di suolo vediamo degli avallamenti. Resta però un fatto, che al momento non si conoscono nello specifico le due varianti al progetto e i lavori non sono stati ancora completati. Insomma, la bontà dell'opera finale è ancora tutta da valutare. Una piazza completamente spoglia, fatta di un materiale che riflette il sole. Ieri ci chiedi 26 gradi, in piazza 33 gradi. A agosto non so che cosa andrà a succedere. Immaginate questa piazza col vetro, facendo dei percorsi così come fanno in tutta Italia, senza fare nulla di straordinario, quello che avrebbe portato.